te vorrei fare un salto invece a Forlì. Veronica. Ma è impossibile, vero? Tu anche hai avuto un'esperienza di casa famiglia e poi hai deciso ad un certo punto di restare. Ti stai formando per, come dire, fare della tua esperienza qualcosa da mettere in comune con gli altri. Qual è la tua storia? Allora, io sono entrata in casa famiglia nel 1999, 11 anni fa, e sinceramente quando sono appena sono arrivata ho vissuto proprio un'esperienza un po' di freezing, di congelamento, dove facevo proprio fatica a mettere, dare un ordine alla mia vita, a quello che mi era successo, e ordinare un po' i pezzi, ero un po' sbriciolata, diciamo. Lì ho incontrato delle persone che mi hanno accolto e soprattutto mi hanno aiutata a mettere un po' in pezzo, un po' insieme quella che era la mia storia. Che cosa è stato più difficile per te? Avevi giustamente un'esperienza difficile, altrimenti non saresti andata lì. Ma il primo scoglio da superare qual è stato? Beh, sicuramente l'adattarmi in una casa nuova che non era la mia, con persone che non conoscevo e che non avevo, con cui non avevo scelto di condividere la mia vita quotidiana. Questo è stato un po' il primo scoglio, però la mia fortuna è stata quella di incontrare delle persone che mi hanno proprio accolto a braccia aperte, con un abbraccio caloroso, che mi hanno accettata così com'ero, che hanno creduto in me fin dall'inizio, hanno investito comunque in me, quindi nelle mie capacità, per poter poi creare io stessa una mia vita. E poi addirittura di poter dare anche agli altri questa esperienza. Marco Conti, vicepresidente della cooperativa del villaggio Mafalda di Forlì. Marco, ti abbiamo lasciato un po' per ultimo, per una cosa importante. Noi volevamo che tu stessi a sentire tutto quello che ci siamo detti in questa prima parte della trasmissione. Voi siete famiglie che hanno deciso che i figli non li manda soltanto il buon Dio, no? Ma li si trovano anche così, per strada si possono incontrare casualmente. Che cosa hai da dire dall'alto della tua esperienza di questo villaggio che sta diventando veramente una città che non dimentica questi figli, perché poi voi li tenete anche dopo i 18 anni, o meglio, date loro la possibilità di essere autonomi, attenzione, di guadagnarsi la vita, di essere autonomi, ma di restare lì. Sì, noi cerchiamo insieme a loro così di percorrere un pezzo di strada, per cui secondo me, secondo quella che è la nostra esperienza, per farli diventare grandi, così come diciamo noi qui al villaggio Mafalda, ci sembra che siano tre gli ingredienti che possono veramente creare così una ricetta vincente. Il primo, la professionalità degli operatori, quindi aver scelto delle persone giuste per stare a fianco di questi ragazzi nella quotidianità. Il secondo, la famiglia. In tutte le nostre comunità, che sono proprio differenziate in base all'età dei bambini, è sempre presente una famiglia. Il modello familiare, che ovviamente in questo caso non è un modello simile a quello dell'adozione dell'affido, perché è una famiglia che vive all'interno proprio della comunità insieme ai bambini che accogliamo, è per noi un ingrediente determinante. Terzo. In questa ricetta. E la terza, il volontariato. Non dire altro, Marco, siamo in fuga. Su questa frase io mi congedo da voi.